Benvenuti in un nuovo video, eccoci qua con il video in recensione delle barrette Food Spring. All'appello me ne manca una, perché se non sbaglio in totale sono 5, ma io al momento ne ho solo 4. Sapete che non collaboro con Food Spring, però nell'ultimo periodo vi sto portando un po' di recensioni, anche perché ho acquistato i prodotti e quindi vi devo portare le recensioni, ma ci saranno anche recensioni di altri marchi. Io inizierei da... questa sarebbe una barretta proteica con doppio cioccolato e anacardi, ve la faccio vedere nel dettaglio e ovviamente la andiamo anche a spezzare insieme. Suppongo che c'è dentro tipo anche il caramello, almeno dalla foto sembra così, ma andiamo a vedere. Dimenticate di dirvi i valori, quindi ve li dico subito. Avete visto, è un po' dura, non me l'aspettavo così dura, a parte che fa freddo, quindi è anche normale. Allora, per 65 grammi ha 240 calorie, 10 grammi di grassi, di cui carboidrati 21 grammi, fibre 3,7, zuccheri 1,3 e proteine 21 grammi, quindi come valore alla fine siamo nella media. Un po' dura. Perché il caramello si è solidificato. Non è male. Non lo so, non mi fa impazzire come gusto. Tipo gli anacardi non si sentono tanto, sento solo il cioccolato. Cioè veramente l'unica cosa che sento è cioccolato, non sento nello strato all'interno, sento solo quello. Vabbè, ma andiamo avanti. Pesco questa qua. Allora, questa qui è extra chocolate, ma questo è gusto soft caramel, quindi caramello. Però non so, penso che all'interno o ci sarà il riso soffiato, guardi i valori, alla fine stiamo lì. Cambia giusto una sciocchezza, quindi è inutile che ve li ridico. E quindi andiamo a provare soft caramel. Vabbè, questo non dico in estate, perché no, in estate secondo me sono troppo sciolte, però queste aprile maggio secondo me sono eccezionali, perché è normale, il caramello all'interno tende comunque a solidificarsi. Però questo tipo già mi piace di più. Non me la finisco tutta perché dobbiamo assaggiare anche le altre. Premettere che sono una persona che ha provato, e voi lo sapete, ci sono tantissimi tantissimi video recensione per quanto riguarda le creme proteiche, per quanto riguarda i prodotti proteici, per quanto riguarda le barrette, veramente ci sono tanti 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 prodotti che io ho provato di tantissimi altri marchi, quindi ci sono sicuramente altre barrette proteiche che nel corso degli anni ho acquistato tante volte perché mi hanno fatto letteralmente impazzire, però queste non sono male, però posso dire che non sono neanche wow, no. Anche perché io parlo sempre da persona che ne ha provate veramente tante, ma tante tante tante, però ci sta che io non ha avuto comunque come me un grande bagaglio di recensioni che ha provato tutti questi prodotti, allora ci sta che le prova per la prima volta e dice oh mio Dio sono eccezionali, perché non ha provato tutte le altre barrette proteiche che ci sono in commercio. Non che io le abbia provate proprio tutte, però il 60% sì. Però posso dire che comunque non sono male. Io ovviamente alla fine vi farò la mia classifica personale, voglio provare anche di Food Spring. Ditemi anche voi se le avete provate, proprio le classiche, diciamo quelle della linea Basic, quindi le prime forse che sono uscite, adesso non mi ricordo neanche, hanno una consistenza completamente diversa. Comunque andiamo avanti, Soft Caramel già mi piace di più. Ma voglio assaggiare lei, sapete che io sono di parte, sono un amante del cioccolato bianco,
però non sono tanto una fan della mandorla nei prodotti proteici. Quindi vediamo un po'. Allora, cioccolato bianco e mandorla. Andiamola a vedere nel dettaglio, i valori siamo lì e sono 65 grammi, quindi non mi voglio soffermare. Ah, ovviamente io non sono qui a giudicare gli ingredienti perché non sono nessuno. Sul gusto posso dare un mio parere, però non mi chiedete consigli sugli ingredienti perché comunque ognuno di noi ha esigenze alimentari differenti. Quindi andate sul sito, vi guardate la tabella degli ingredienti, se vi conviene, altrimenti no. Assaggiamo, vediamo, le mandorle si vedono subito. Ho più morbida. Allora, una cosa che non amo nelle barrette proteiche è quando sono veramente troppo, ma troppo. Troppo dolci. Ci sono rimasta un po' male. Mi aspettavo qualcosina in più, invece quello che sento è la mandorla. Si sente la mandorla, come giusto che sia, ma in questo caso sento più l'interno che l'esterno. E dal momento in cui proprio alla fine, dopo che ho finito di masticare, sento l'esterno, mi risulta veramente troppo stucchevole. È troppo dolce, sono delusa. Mi aspettavo di più un'esplosione di sapore, ecco. Diciamo che la base, quindi l'interno, è molto simile anche alle altre. Vado a bevo, io bevo sempre proprio per non camuffare i sapori. Proviamo l'ultima e poi vi faccio la mia classifica. Voglio sapere ovviamente anche le vostre recensioni. Sapete che ci tengo tanto. Se non volete scriverle pubblicamente, scrivetemele in privato su GiliamiFit. Sapete che io amo sempre confrontarmi con voi. Ho provato un po' di prodotti di Foodspring. Non voglio fare un video unico, ma ho in qualche blog, vi voglio dire. Alla fine proprio di tutto, dopo che ho testato i preparati, dopo che ho testato anche la pasta, dopo che ho testato le barrette, le creme, voglio darvi, secondo me, quali sono i miglior prodotti Foodspring proprio in assoluto che secondo me dovete avere nella vostra dispensa, se amate questi prodotti. Fatemelo sapere se vi può piacere, così io vi realizzo questo video. Poi andiamo avanti con l'ultima, Crunchy Peanut, quindi Protein Bar Extra Chocolate Crunchy Peanut. Andiamola a vedere nel dettaglio e andiamo a fare insieme il taglio. Vi piace questa cosa che facciamo il taglio? Fatemelo sapere. Assaggiamo. Allora, più morbida. È stata solo quella al cioccolato bianco. Cos'è questo arachidi? Cos'è questo? Non si sente di arachidi in bocca? L'odore è arachidi, ma il sapore è così tanto forte che non è tanto piacevole. Cioè, nel senso, non ha un buon retrogusto di arachidi. No. Ci sono rimasta un po' male. Sì, ma, lo so, mi rimproverate sempre, Giulia. Ogni volta che ho un'aspettativa altissima vengo sempre un po' delusa. Ci sono rimasta male per te, forse l'unica che riacquisterei, l'unica che mangerei proprio e che porterei in giro con me per un'evenienza è solo Soft Caramel. È solo lei. Cioè io se dovessi rifare un ordine da Foodspring, io riacquisterei solo Soft Caramel. Io se dovessi farvi una classifica,
Primo posto Soft Caramel, ed è l'unica proprio che vi consiglio proprio di dire prendetela perché secondo me ne vale la pena. Secondo posto quella Guiana Cardi, terzo posto cioccolato bianco e l'ultimo posto, quarto posto anche se mi manca una barretta, è burro di arachidi. Ci sono rimasta veramente molto male sul sapore che ha sprigionato la barretta al burro di arachidi. Quindi nulla, fatemi sapere la vostra recensione, io spero che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!